Nuove notizie ancora per voi ascoltatori che vengono dal mondo dei ristoranti, degli imballaggi, della lotta allo spreco, della carta eccetera eccetera. Quindi diamo la buona domenica al direttore generale del Comieco, Carlo Montalbetti. Buongiorno a voi. Il Comieco, che ve lo ricordo, per i più distratti, è il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica. Uno degli riciclo di carta e cartone. Bravo, esatto. Bravo. Uno degli operatori fondamentali. Lo volevo dire, ma volevo lasciarlo dire al presidente, giustamente. Nel ciclo dell'economia circolare che recupera, nella quale l'Italia sta segnando punti molto importanti. Poi abbiamo anche Giancarlo Deidda, vicepresidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. In rappresentanza soprattutto della tematica dei ristoranti e della questione doggy bag, perché è stato firmato un nuovo accordo che si chiama Se avanzo mangiatemi, che si spiega già abbastanza bene dal titolo. Di cosa si tratta? Comincio con lei, Deidda. Questo accordo cosa prevede? È un accordo perché tutto ciò che noi prepariamo in ristorante, che è di grande qualità, non vogliamo che si sprechi in un anno importante, che è l'anno del cibo. Quindi se è rimasto qualcosa a tavola, come si faceva, come si è sempre fatto nelle famiglie, la nostra cucina è la cucina delle famiglie, dobbiamo trovare il modo di consumarlo il giorno dopo, perché è buono, perché è sano. Come però? Perché è comodo a volte, anche perché uno l'ha già cucinato e deve solo scaldarlo. Esatto, poi ci sono tutti gli strumenti che tutti hanno a casa, come portandolo via in una confezione con quale abbiamo studiato con Comieco, simpatica, allegra, e che ha un nome che in questo momento stiamo cercando di cambiare. No? Giusto, bag, questa no? È la buona notizia, dentro la buona notizia, esatto. Per noi in particolare, perché voi volete dirlo in italiano. Noi vogliamo dirlo in italiano e pensavamo anche di utilizzare voi, no? Quindi è un concorso dove, certo, questo giusto nome che è Doggy Bag, che potrebbe averne un altro, abbiamo prima pensato a chiamarlo a Family Bag, però lo vogliamo invece come la tradizione italiana, no? Chiamarlo con un nome italiano, perché non un concorso giusto, con voi. Sì, però sono due diciamo le questioni. Che questo lo facciamo, molto volentieri. Lo dico subito, Radio 24 si impegna. Però la questione è molto giusta, è che al di là di cambiare il nome dall'inglese all'italiano e di trovare un altro nome, perché in realtà non sono solamente per il cane gli avanzi, soprattutto perché magari qualcuno non ha un animale domestico a casa, ma è far passare il concetto che quegli avanzi lì sono tuoi e che sarebbe molto comodo averli il giorno dopo a casa tua. Ma non sono mai, quasi mai per il cane, no? Proprio questo. Qualcuno chiede per il cane questo nome, che è nato probabilmente negli Stati Uniti. Da noi passa anche nel vino, ci sono già ristoratori che hanno queste confezioni, le ha studiate anche con me, con un vino che avanza nel ristorante, magari anche una bottiglia particolare, perché si trova solo al ristorante, poter consumare e continuare il piacere della tavola a casa. Ma dice che quel vino non è per il cane, effettivamente. Allora, è difficile. Io ho detto che Radio 24 ci sta, ho preso questo impegno e cerchiamo anche noi di dare una mano per fare questo concorso, per trovare un modo nuovo, magari in italiano meglio, perché no, per definire quella che fino ad oggi è stata chiamata doggy bag, che sta prendendo piede. Io l'altra sera ero in un ristorante indiano e ho visto in effetti qualcuno che chiedeva questa scatolina. Noi ci abbiamo pensato, al momento non ci è venuto in mente niente di più migliore, dico volutamente, che portava. Anzi, però è veramente così, diciamo, una proposta terra terra, ma noi stessi ci lavoriamo, coinvolgiamo gli ascoltatori. Sì. Ma le immagini quant'è l'impatto? Noi come federazione rappresentiamo 110.000 ristoranti, quindi è un risparmio veramente, no? Cioè una riproposizione di un modo diverso senza sprecare. Assolutamente. Voglio chiedere, se fosse solo per Milano io la chiamerei Ciapassù e Portacà. Però schiscetta, giustamente, ma dobbiamo trovare qualcosa di più nazionale. Cioè non passiamo dall'inglese come usarla. Esatto. Montalbetti, di Comieco, questi imballaggi, queste scatole che fornite al FIPE e ai ristoranti per farsi la doggy bag, e poi sopra ci scriveremo qualcosa di più attraente che non sia porta avanzi, di che materiali sono? Carta riciclata? Riciclabile? Certamente. Sono il risultato di un lavoro, direi, molto interessante, che è stato fatto proprio per Expo, coordinato da Bellucchi e Kerbacher, e che aveva coinvolto designer, quindi illustratori e designer del packaging, che poi hanno portato a questi due
modelli che sono quelli che vengono destinati, uno per il vino e uno invece per quanto riguarda il cibo. La cosa più interessante, credo, sì, dell'accordo, sì, evidentemente metterà in condizione i ristoratori di poter ordinare queste confezioni, più interessante è proprio l'intervento diretto di chi gestisce il ristorante e la trattoria, perché la modalità che rassicura il cliente, che generalmente si sente un po' in difficoltà a chiedere di poter, giusto, portare a casa quello che avanza. È vero, questo quindi è vero. È un grande passo in avanti, direi anche una, diciamo, un segnale molto importante dal punto di vista della ristorazione, che su questo piano ha capito e si sta dando da fare proprio per nel contempo impegnarsi contro lo spreco inutile e dall'altro mettere in condizione il cliente di poter gustare a casa. Allora io voglio, sì, voglio chiedere a Deida se ha dei dati sulla crescita delle doggy bag nei ristoranti italiani, perché se ne parla da un po', però fino ad oggi è sembrato che fossimo veramente all'inizio. Ho già due proposte di ascoltatori belle per il nome. Una è Schisciaway. Schisciaway è di un ascoltatore. Ma come, tu lo vuoi in italiano? Però questo è dialetto inglese, però va bene solo a Milano. E poi c'è Portavia, e c'è anche Pacco del Domani. Potrebbero fare strada, queste, però vedete che gli ascoltatori sono ricettivi. Mangia Poi, è arrivato anche Mangia Poi. Il fatto che siano ricettivi è proprio segnare un'esigenza, sì, no? Sì. Cioè, immagini adesso Pasqua, è fra un paio di giorni, e normalmente il pasquetto si consumava ciò che esageratamente si preparava per il giorno di Pasqua, no? Che poi diventava il pranzo, certo, del fuori casa, e quindi quando si andava a fare la scampagnata. Noi ci siamo impegnati di trovare almeno 1000 ristoranti nell'arco prima della fine dell'estate, perché sarà questo un momento importante. Alcuni lo stanno già facendo. L'aiuto era che doveva diventare una confezione simpatica, e questo è il grande accordo con Comieco. Quindi andando via nessuno può un sacchettino della borsa della spesa, no? Il sacchettino di plastica, deve essere più simpatico, perché dentro c'è la storia del ristorante, un'appetanza particolare, una tradizione di quel periodo, quello che fa la ristorazione italiana, e quindi poterlo consumare. Le immagini, uno arriva a casa e dice: ti ho portato, nonna o nipotina, una pietanza che mi è piaciuta tantissimo. Assolutamente. Ma si faceva nelle famiglie una volta. Deida e Montalbetti, restate con noi, devo fare.